Allora, come ha detto Roberto, andiamo a vedere i dati riguardanti la banda larga. Sappiamo tutti che la banda larga è diventata un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo delle imprese, per l'innovazione tecnologica e per il superamento del famoso digital divide, ovvero il divario digitale esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi invece ne è escluso. Anche se le città e i territori storicamente più produttivi sono interessati maggiormente dalla rivoluzione digitale rispetto ai territori periferici, anche in Val di Chiana ovviamente cresce la necessità e l'esigenza di avere un servizio migliore. E proprio in questi giorni è arrivata dalla Regione Toscana un provvedimento che, appunto, come diceva Roberto, prevede che questa banda larga arrivi in tutti e 190 comuni. Andiamo a vedere più da vicino tramite le nostre slide come è l'evoluzione, come è evoluta la velocità della DSL in Toscana. Il rapporto è stato fatto dal il rapporto sullo studio di Internet pubblicata da Akami Technologies dice che la velocità di connessione media in download in Val di Chiana è del 5,6 megabit per secondo, vale a dire l'Italia si trova al 54esimo posto della classifica globale. Nella classifica invece possiamo dire mondiale, la velocità media della Corea del Sud nella classifica risulta essere del 22,2 megabit per secondo, quindi abbastanza differenza tra quello che c'è in Italia e in Corea del Sud. Andiamo a vedere poi un'indagine di sostariffe.it. Sostariffe.it ospita un test che gli utenti possono fare autonomamente a casa per rilevare la velocità effettiva di internet e vediamo che la velocità in Toscana rilevata nel 2014 è di 6,08 megabit al secondo, la velocità media rilevata nel 2015 è di 5,88 megabit per secondo, quindi c'è stato un decremento del meno 3,3% della velocità. Se andiamo a vedere più da vicino i dati provinciali, vediamo che nel 2015 il comune, la provincia risultata un po' più lenta, possiamo dire così, è la provincia di Siena con 4,72 megabit per secondo. Andando poi ad analizzare più da vicino i comuni, Nel 2015 vediamo che il comune di Montisciano è il comune che viaggia più veloce, cioè 9,66 megabit per secondo, seguito dal comune di Sarteano, poi abbiamo Pienza, Chianciano Terme. Le vado a cercare perché veramente c'è un distacco minimo da comune a comune. Possiamo dire che come fanalino di coda forse, è Torrita con 2,07 megabyte al secondo. Torrita risulta essere il fanalino di coda per quanto riguarda la velocità di internet. Ecco, su questo tema andremo poi a affrontare, a sviluppare gli altri temi della serata e noi chiediamo, prima di presentare i nostri ospiti, quali sono le opportunità per le imprese e per i cittadini, quali sono le ricette più indicate per favorire l'innovazione e l'occupazione giovanile collegate proprio alle nuove tecnologie digitali.